È terra di nessuno, qua ognuno ha fatto quello che voleva per tanti anni. Creare un indotto per la vera città di Giugliano. Gli operatori della Tecnoservice hanno bonificato le aree del mercato ortofrutticolo di Giugliano, rimossi i rifiuti e pulite le strade dell'ingrosso giuglianese di via Santa Maria a Cubito. Presenti sul posto il dottor Giuseppe Spacone, responsabile dell'area Campania dell'azienda che si occupa dell'igiene urbana a Giugliano, e i consiglieri comunali di maggioranza Salvatore Pezzella e Stefano Palma, che parlano di rivalutazione del luogo. Stiamo partendo da oggi, iniziando a pulire un po' tutto, perché è terra di nessuno, qua ognuno ha fatto quello che voleva per tanti anni. Questa amministrazione vuole un cambiamento strutturale. Grazie anche all'intervento del dottor Spacone per fare una rimozione forzata di tutti questi rifiuti che sono qui presenti. Abbiamo ritrovato questa struttura in uno stato di abbandono, in uno stato pietoso, quasi una discarica a cielo aperto. Stiamo cercando veramente di confluire anche con altri comuni limitrofi come Aversa, Marano. In queste settimane partiamo con un tavolo per cercare di capire come possiamo far ripartire, perché per noi questa è una struttura che deve rilanciare tutta Giugliano. Il nostro interesse come amministrazione è quello di rilanciare, riqualificare questo settore, lasciato a se stesso. E noi invece ci vogliamo stare vicini, potenziarlo, creare un indotto per la vera città di Giugliano.